Laudetur Iesus Christus. Carissimi figlioli presenti oggi a Piccola Nazareth e quanti ci seguite attraverso Radio Domina. Oggi 6 luglio, in questo sesto giorno della quindicina della Madonna del Carmelo e in questo itinerario nel mese di luglio del preziosissimo sangue, celebriamo la festa liturgica di Santa Maria Goretti, vergine giovanissima, morta neanche a 12 anni e martire. Sappiamo tutti molto bene la sua storia, perché la sua proclamazione a santa fu ritenuto un grande avvenimento. Pio XII la canonizzò in una piazza San Pietro, stracolma come quando fu canonizzata Santa Teresina di Gesù Bambino, ed era presente alla canonizzazione la mamma di Maria Goretti, perché appunto questa giovane e graziosa fanciulla adolescente dell'entroterra laziale, vicino Latina, quelle zone lì, ha preferito morire piuttosto che perdere il proprio candore verginale. E quindi noi tutti sappiamo che questa testimonianza ha suscitato grande commozione quando si è diffusa la notizia, e i papi hanno subito avuto chiaro che questa fanciulla, Maria Goretti, era da considerarsi santa, anche perché faceva miracoli, e così è stata proclamata santa. Non ha fatto nella sua pur breve esistenza nulla di eccezionale, ma quando l'aggressore voleva violentarla e perciò farle perdere il candore della verginità, Maria Goretti, morendo, anzi colpita da questo carnefice che la pugnalava in tutto il corpo, gridava: non vuole Dio, Dio non vuole, non si fa, è peccato. Sono molti gli insegnamenti che Maria Goretti ci dà, figlioli cari. Il suo corpo riposa in una non proprio bellissima basilica in riva al mare a Nettuno, ma i suoi insegnamenti, dicevo, sono veramente tanti. Prima di tutto, a nulla vale vivere a lungo se perdiamo Dio. E direi che oggi l'Italia guarda due icone: Raffaella Carrà, dal punto di vista pagano, laico, e Maria Goretti, dal punto di vista, diciamo, religioso. Sono due figure antitetiche. Quella è per i bacchettoni cattolici come noi, che parliamo ancora ostinatamente di amore alla purezza, di candore, di verginità, di castità, di custodia e così via. L'altra invece è icona celebrata solo perché è morta, mentre era in vita se l'erano scordata tutti. Questa è l'ipocrisia del mondo. Un paio di giorni, poi dopodiché Agnello e Suca finiva a Dio, il mondo si scorda anche delle sue icone. Comunque sia, l'icona della rivoluzione gentile, la prima a mostrare l'ombelico, la prima ad ancheggiare in maniera provocatoria. È stato il sogno di milioni di maschi italiani, Raffaella Carrà, che viene celebrata in tutta Italia, e anche ha potuto invocare Satana in un famoso disco, ha proprio cantato a Satana: Satana con gli occhi blu, rendimi come vuoi tu, qualcosa del genere. Ecco, questa è Raffaella Carrà. Naturalmente noi non entriamo, come altri invece hanno fatto, nel merito della sua destinazione eterna, cioè c'è chi l'ha già spedita in inferno. Questo non si fa, perché solo Dio può sapere che cosa accade negli ultimi istanti di vita, e bisogna fare sempre molta attenzione a spedire gli altri in inferno, se non ci andiamo a finire noi piuttosto. Quindi io non entro nel merito, anzi penso persino, secondo me, che si sia pure persino salvata, perché ha fatto un grande bene a livello di carità, e questo Dio non lo dimentica. La storia di Lady Diana, che era adultera, aveva l'amante, quindi morta in un incidente stradale, tutti dovevamo pensarla dannata per sempre. Natuzza rivela che si è salvata l'anima perché aiutava i bambini. Lei, Raffaella Carrà, non si è voluta sposare, però ha aiutato migliaia di bambini in tutto il mondo, quindi non possiamo sapere per quello che riguarda il destino eterno. Voglio invece dire un'altra cosa: non serve avere a lungo, calcare le platee, avere i riflettori del mondo addosso, gli applausi, il successo, eccetera, se però poi si rischia di perdere Dio. Meglio Maria Goretti. Non è il vivere a lungo che è importante, come oggi invece sembra che l'uomo divenuto neopagano. Attenti, fiori cari, meglio morire che perdere Dio. Questi santi l'avevano chiaro: meglio morire che perdere Dio. Ecco.
e Santa Maria Goretti, che preferisce pur così piccola morire anziché perdere Dio, è un primo insegnamento per noi. Non dobbiamo attaccarci in maniera eccessiva a questo mondo e a questa vita terrena, e non diamolo per scontato, perché io ormai ho imparato, faccio sempre molta fatica a imparare, per quello poi le piglio. Non è vero, c'è molta stucchevolezza in molte anime che dicono: ah, ma io sono tutta di Dio, ma sono pronta, e poi al momento opportuno si vede come esattamente è. Non valgono i proclami e non valgono, è nel cuore che dobbiamo vedere se noi siamo attaccati a questa vita in maniera veramente incredibile. Non è possibile che una persona di 80 anni che vada a fare gli esami e scopra di avere dei problemi, poniamo, di qualunque tipo, si angosci per quello. Questa è visione pagana. Dobbiamo pensare che ogni giorno che passa noi ci avviciniamo a Dio, e non, il secondo insegnamento, e non dobbiamo attenderci nulla dal mondo, ma da Dio, che premia i giusti, che glorifica i suoi eletti. C'è un terzo insegnamento, che la vita di questa piccola eroina della fede Dio non vuole ci dà, ed è che appunto noi, quando sappiamo, ci possono essere margini di dubbio e allora va bene, ma quando abbiamo consapevolezza che qualcosa è peccato, che c'è una situazione di peccato, dobbiamo opporci a viso aperto, ecco, a viso aperto. Maria Goretti grida al suo assassino: Dio non vuole, è peccato. E così ella preferisce morire piuttosto che commettere il peccato. Anche noi dovremmo imparare questa regola fondamentale. Oggi si pecca con molta facilità, e se vogliamo proprio dirla tutta, ecco l'altro aspetto: che razza di futuro avremo rispetto, per esempio, ai post che scrivo sulla grandezza della donna con queste nostre adolescenti? Basta guardare come si comportano sulle spiagge, come vestono, come pensano, come guardano, come parlano le nostre adolescenti. Quante parolacce e quante bestemmie a Dio. Qualche giorno fa, passeggiando in riva alla spiaggia, trovavo una ragazzina, neanche 13 anni forse, che diceva così tante parolacce da mettere in imbarazzo i 3 maschietti che giocavano accanto a lei. Non è certamente questo che ci può far sperare in un futuro migliore. Siamo così tutti preoccupati di questo coronavirus, ma l'umanità è fradicia, l'umanità è bruciata. Il vero futuro che manca non è perché c'è il coronavirus, è perché non ci sono i valori morali. Ecco. Maria Goretti ci ricorda ancora una volta: meglio morire e andare subito in cielo piuttosto che perdere Dio. Altri due almeno insegnamenti, sono tanti gli insegnamenti che Santa Maria Goretti, vedete com'è la straordinaria la fede cristiana. Ci può essere i grandi padri della Chiesa come Sant'Atanasio e San Leone Magno, i grandi mistici come Padre Pio e San Filippo Neri, però poi Dio si compiace dire: scusate, mettetevi un attimo da parte, vieni pure piccola, e spunta questa giovane fanciulla che più di loro da sola può dare tanti insegnamenti, perché ecco l'altro insegnamento: la grazia di Dio in noi opera grandi cose se noi glielo permettiamo, non a parole, non coi proclami, non mostrandoci santi e sante, santini e santuzze, ma veramente vivendo l'umiltà, morendo a noi stessi. Gesù ce lo dice: se il chicco di grano caduto a terra non muore, rimane solo, se invece muore produce molto frutto. La domanda è: ma noi siamo disposti a questa morte? Oppure a parole e con la corona in mano diciamo di sì, ma quando poi Dio ci saggia, quando viene il tempo della probazione, come la chiamano i santi, perché Dio ci mette alla prova, perché Dio passa per vedere se è mostrare a noi stessi che siamo chiacchieroni, e lì si vede la chiacchiera rispetto ai valori e ai desideri profondi che devono animare questo morire quotidiano, perché Dio vuole che moriamo a noi stessi come il chicco di grano. Ma c'è la sua grazia. Ecco, cosa avrebbe potuto fare questa giovanissima adolescente da sola? Nulla. Ma la grazia di Dio è stata più forte. Noi dobbiamo confidare fortemente nella grazia di Dio. E infine l'insegnamento che Maria Goretti ci dà, credo molto attuale, è di amare chi ci fa del male.
Amare significa prima di tutto non odiare, che non è poco già quello, perché noi siamo con la spada di Damocle nella vita, veniamo da Dio, siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, ma siamo segnati dal peccato originale. È molto facile che in un istante per noi si decida da quale orientamento stare, appena per esempio subiamo il male, può venire in noi lo spirito di vendetta, la rivalsa, la rabbia, oppure può nascere il bisogno di dire al Signore: mi unisco a te, perdona, perché non sanno quello che fanno. Ecco, e Maria Goretti ci insegna questa verità qui. Quando ormai era sul letto di morte, irriconoscibile, un Cristo di pietà per tutte le ferite, tanto che voleva il crocifisso davanti a sé, il padre spirituale le chiede, sapendo che sta morendo: Maria, lo perdoni? Parla del carnefice. Maria Goretti risponde: non solo lo perdono, ma lo voglio con me in paradiso. E di fatto quel perdono è salvifico, perché quell'uomo lì, quel ragazzo, si converte, si farà frate converso, dopo essere stato in carcere, vivrà, mi pare, a Loreto, nelle Marche, in un convento francescano, morirà santamente e si salverà l'anima. Allora dobbiamo pregare perché ci fa soffrire. Pregare e non odiare. Pregare. Ecco. Gesù l'ha detto: pregate per coloro che vi perseguitano. Preghiamo per quelli che ci fanno soffrire, per quelli che fanno il male, perché non è mai troppo tardi che si convertano, e sarebbe sempre una delle più grandi vittorie. Ed allora, in questa santa messa, nel sesto giorno della quindicina della Madonna del Carmelo e nel mese del Preziosissimo Sangue, oggi 6 luglio, chiediamo a Santa Maria Goretti che dal cielo interceda per tutti noi, lei così piccola eppure così grande, lei così fragile eppure così forte, lei vergine e martire, dal cielo interceda per le nostre adolescenti, perché tra una Raffaella Carrà e un'altra sappiano almeno scorgere che ci sono modelli più belli, più nobili e più santi. Ma questa è la Serra Italia, come la chiamava Dante, che onora, elogia e glorifica figure ambigue dal punto di vista morale, voglio dire per quello che riguarda l'impostazione e l'esistenza, come Raffaella Carrà, e invece tace del tutto su figure assolutamente, sì, straordinarie come Maria Goretti, anzi il parlarne serve essere etichettati come bacchettoni. Santa Maria Goretti è una delle figure del genio femminile italiano, e alle tante, troppe Raffaelle Carrà che invadono i sipari, i palcoscenici e i social della nostra serva Italia, io preferisco questa piccola fanciulla Maria Goretti, che trovo assolutamente vincente e straordinaria. E l'Italia, per la quale preghiamo invocando Santa Maria Goretti, perché non c'è dubbio che è stata scelta come laboratorio di sperimentazione del vaccino, come prima nazione nella quale giocare le carte del potere unico mondiale, e questo ci fa capire come dobbiamo pregare molto per l'Italia. Il preziosissimo sangue di Gesù e la Madonna del Carmelo ottengano conversione e salvezza. Laudetur Jesus Christus.